farmaci c'è più immunità e soprattutto questa cosa di poter fare la prima dose in un modo e il richiamo con un altro vaccino potrebbe aiutare il famoso tema delle vacanze in cui poter vaccinare con lo stesso vaccino è più complicato, se invece possiamo mixare due vaccini possiamo vaccinarci un po' dove ci pare. Lei è d'accordo, è favorevole al cocktail di diversi vaccini, addirittura può essere d'aiuto per il sistema immunitario? Ma sul fatto che sia d'aiuto, l'importante è che non sia di documento, nel senso che abbiamo dimostrato che si possono mischiare tra di loro. Io credo che sui vaccini bisogna cercare un po' di uscire da questa logica, quasi come se la scadenza dei 42 giorni o dei 3 mesi sia un qualche cosa che se vai oltre è come una cortina di ferro, no? Cioè dobbiamo essere un pochino più elastici. Allora, uno strumento potrebbe essere quello di mischiarli, ma l'altro, se io richiamo anziché al 42, lo faccio al 38, lo faccio al 46, ma non succede assolutamente niente. Ovvero, cerchiamo di evitare di essere così restrittivi, bisogna essere dinamici, bisogna essere in qualche modo coi vaccini. Lo abbiamo fatto da sempre. Guardi che quando si fanno anche i richiami dei bambini, si dice lo fai al compimento del 10º, 11º anno, ma se poi lo fai a 11 anni e 2 mesi o 11 anni meno 2 mesi, non capita nulla. Non succede assolutamente nulla. Cerchiamo di evitare di ottenere l'effetto contrario, perché l'effetto deve essere che più gente possibile si vaccini e quindi noi dobbiamo fare in modo di portare i vaccini porta a porta. E sai anche, che mi ha raccontato di essere Bassetti l'altro giorno, Friedman, un pochino più flessibili nelle date. In America vai nei negozi e ti fanno lo sconto e ti vaccini nel negozio, saldi speciali per chi si vaccina, per dire insomma come stanno affrontando in maniera pragmatica in altri posti del mondo il tema vaccini. Senta, un'ultima domanda su questo tema che poi voglio aprire la discussione, che sono già arrivati gli ultimi ospiti. Oggi Moretti l'abbiamo già vista, è arrivato Borgonovo, vedo che si è appena